Sera benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Il Signore sia con voi. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Preghiamo, Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che hai voluto essere bambino, tu che ami l'innocenza dei piccoli e li abbracciavi e benedicevi con tenerezza quando ti venivano presentati. Accompagna queste bambine con la tua benedizione. Concedi per l'intercessione di Sant'Antonio che il male non corrompa il loro cuore, ma crescano in età, in sapienza e in grazia, e possano sempre piacere a te che vive e regni nei secoli dei secoli. Ti benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. In San Paolo significa diventare una sola cosa con Cristo, rivestirsi dell'abito di Sant'Antonio significa imitare Sant'Antonio. E in questi tempi dei santi si vogliono i miracoli, ma ci si guarda bene dall'imitare. Invece i santi sono tra noi e Cristo come ponti che ci portano a Lui, sono immagini storiche di Cristo che ci vengono offerte appunto per aiutarci in questo processo di imitazione, di assimilazione, di immedesimazione con Cristo, perché questo è il cristianesimo. Se si toglie la presenza di Cristo, si toglie tutto dal cristianesimo. Quindi è un gesto bello della tradizione che dobbiamo valorizzare. Vedo che, grazie a Dio, la conversa lo fanno i morti. L'ha fatto anche Agnese ieri sera. Allora ci prepariamo per la processione. Spirito Santo. Dolce cuore del mio Gesù, dolce cuore di Maria, come in cielo così in terra.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazia, il Signore. Ha lasciato una raccolta di discorsi, di omelie, ma anche di discorsi che faceva all'aperto, nelle piazze, in riva al mare, dovunque c'era la gente. E questo brano che io adesso vi leggerò è preso proprio da un suo discorso, quindi non vi faccio un discorso mio, ma ve lo fa Sant'Antonio. E sentite quanto è attuale. Attuale anche nel senso che si riferisce alla festa che abbiamo celebrato domenica scorsa, la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo e quindi la nascita della Chiesa, perché la Chiesa è formata sì dai cristiani, ma in modo particolare dalla presenza tra loro e in loro dello Spirito Santo. Se togliamo, se non teniamo conto di questa presenza, la Chiesa è una categoria sociologica. Allora dice così Sant'Antonio. Sì. Fate venire avanti. E capirono quello che San Pietro, subito dopo la discesa dello Spirito Santo, disse nel suo discorso. Le diverse lingue, oggi, sono le varie testimonianze su Cristo. Varie quante sono i cristiani. Tanti, tante testimonianze quante sono i cristiani. La parola più persuasiva è la testimonianza. Non è
il fratus vocis, quello che esce dalla bocca. Così parliamo agli altri di umiltà, di povertà, di pazienza e obbedienza, quando le mostriamo presenti in noi stessi. L'educazione, quella in la mano, si dice, no? Gli apostoli cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito Santo dava loro il potere di esprimersi. Beato dunque chi parla secondo il dettame di questo Spirito e non secondo l'inclinazione del suo animo. Vi sono infatti alcuni che parlano secondo il loro spirito, rubano le parole degli altri e le propalano come proprie. Di costoro e dei loro simili il Signore dice a Geremia: perciò eccomi contro i profeti, oracolo del Signore, i quali si rubano gli uni gli altri le mie parole. Eccomi contro i profeti, oracolo del Signore, che muovono la lingua per dare oracoli. Eccomi contro i profeti di sogni menzogneri, dice il Signore, che li raccontano e traviano il mio popolo con menzogne e millanterie. Io non li ho inviati, né ho dato loro alcun ordine. Essi non gioveranno affatto a questo popolo. Parola del Signore. Parliamo quindi secondo quanto ci è dato dallo Spirito Santo e supplichiamolo umilmente che ci infonda la sua grazia per realizzare di nuovo il giorno di Pentecoste nella perfezione dei cinque sensi e dell'osservanza del Decalogo. Giorno di Pentecoste è il giorno della trasformazione degli apostoli, dei discepoli, delle donne che erano nel cenacolo. Una trasformazione intima, non esteriore. Una trasformazione del modo di pensare, del modo di giudicare, una trasformazione del modo di rapportarsi con Dio, con gli altri, con se stessi. Una trasformazione del modo, appunto, di esprimersi, di esprimere la propria umanità. E poi parla del Decalogo. Il Decalogo, i 10 comandamenti, per noi sono riassumibili in uno solo: seguire Cristo, seguendo il suo spirito, questione di pentimento, e che accende in noi le lingue di fuoco per la professione della fede, perché ardenti ed illuminati negli splendori dei santi meritiamo di vedere Dio uno e trino. Lo splendore dei santi oggi splende appunto attraverso Sant'Antonio, ma attraverso tutti i santi, anche gli ultimi che sono stati dichiarati tali, San Giovanni Paolo II e San Giovanni XXIII, per meritare di vedere Dio uno e trino. Dopodomani è la festa della Trinità, di questo mistero il più profondo di Dio che è comunione, di Dio che è famiglia, di Dio che è unità nella diversità. Ora questo mistero deve riflettersi anche nella nostra vita. Ognuno di noi è unico e irripetibile. Non siamo stati fatti in serie. Ognuno di noi ha la sua personalità, ma nello stesso tempo ognuno di noi si realizza nella misura in cui condivide la vita con gli altri, riceve dagli altri, viene educato dagli altri. E quindi anche noi siamo sì una persona, ma siamo anche la somma di tutte le interazioni delle persone che noi abbiamo incontrato e che hanno segnato la nostra vita. Thank you.
Santa Maria Madre.
lavorare lì alla mangiatoia. Ha cominciato già da subito. È vero, no? Preghiamo. Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, che hai voluto essere bambino, tu che ami l'innocenza dei piccoli e li abbracciavi per i ricevi con tenerezza quando ti venivano presentati, accompagna questo bambino con la tua benedizione. Concedi per l'intercessione di Sant'Antonio che il male non corrompa il suo cuore, ma cresca in età, in sapienza e in grazia e possa sempre piacere a te, che vive e regni nei secoli dei secoli. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, il Figlio e Spirito Santo. Dai un bacio. Amica. Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio e la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo sta scritto: ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma che significa la parola ascese, se non che prima era disceso con lui? Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante. Sant'Antonio è stato un profeta. Chi è il profeta? Non è chi predice il futuro, è chi parla al posto di Dio. E lui ha parlato. Ha detto la parola di Dio, l'ha detto con la vita e l'ha detto con le parole. Altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri. E lui è stato pastore e maestro. Pensate, è stato anche professore di teologia, ha insegnato all'università Sant'Antonio, no? E poi è stato un pastore, perché è stato anche il padre provinciale, cioè dipendevano da lui tutti i monaci dell'Italia centro-settentrionale. Ma questo l'ha fatto, dico, quando aveva 60-70 anni. Sant'Antonio è arrivato a vivere solo 36 anni. Cioè, 36 anni, ancora si è ragazzi, ancora da noi ancora non ci si sposa a 36 anni, si è ragazzi. Sant'Antonio ha fatto tutto questo nell'arco di una vita brevissima, ma questo per dire che la maturità non dipende dagli anni, ma dipende appunto da questo rapporto costitutivo con Gesù Cristo. È stato pastore, è stato maestro, ha insegnato. Perché in quel tempo i monaci per lo più non erano sacerdoti, non studiavano, erano frati cercatori e poi lavoravano la terra, eccetera. No? Qui c'era l'orto dei monaci, tutto qui intorno al convento e alla chiesa apparteneva ai monaci, quindi facevano queste cose. I sacerdoti erano pochi, magari su 20 che ce n'erano, pare, qui a Rotondella nel 1600,
uno, due forse erano sacerdoti. E questi erano i maestri per gli altri frati, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo. Ecco, fratelli, questo è lo scopo della vita dei cristiani, edificare il corpo di Cristo, edificare la Chiesa, edificare il Regno di Dio, edificare in questo mondo un altro mondo, quello di Dio. Questo sono chiamati a fare i cristiani. Che responsabilità! Affinché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Conoscenza non è un'operazione intellettuale. Conoscenza nella Bibbia significa rapporto di amore. Se non è il rapporto di amore, non è una conoscenza vera quella di Cristo. Proprio come la conoscenza tra un uomo e una donna nel fidanzamento e nel matrimonio è una conoscenza amorosa. Ed è la conoscenza del Figlio di Dio allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. L'uomo perfetto è uno solo, è Gesù Cristo. E poi sono uomini veri, normali, quelli che si conformano a Cristo. Allora, avere come patrono un santo, portarlo in processione per le vie del paese, pregarlo, eccetera, significa anzitutto guardare a lui come modello, oltre che come intercessore presso Dio. Perché anche noi possiamo essere santi, però io ho l'impressione che i santi ci stanno bene, li vogliamo, li ammiriamo, li portiamo alle stelle, però poi ce ne guardiamo bene noi dall'essere santi. Essere come loro. Così come per esempio vogliamo i preti, magari preti buoni, santi, ma poi ce ne guardiamo dal diventare preti o dall'incoraggiare i figli a farsi preti. Non è tanto corretto questo atteggiamento. I santi vanno imitati, perché attraverso di loro si arriva a Cristo. Sono dei ponti tra noi e Cristo. Guardando al santo di Padova, faro di luce e dispensatore dei favori celesti, sia attirato alla giustizia e alla pace, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa. Per tutte le opere di carità abbiamo pregato. E un'opera eminente di carità è l'amministrazione di una comunità. E un Papa l'ha dichiarato, ha detto che essere a servizio della comunità, questo significa amministrare, sforzarsi per il bene comune, agire per il bene comune, appunto, della comunità, è uno degli atti di carità più nobili. Quindi preghiamo per i nostri amministratori, preghiamo il Signore per intercessione di Sant'Antonio perché operino bene, appunto, per Rotondella. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. O Signore, per l'intercessione di Sant'Antonio, messaggero della Tua parola e della Tua misericordia, accogli le nostre suppliche e concedici di vivere fondendo ovunque il profumo della carità e la luce della verità. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. All'intercessione di Sant'Antonio, e oltre questi che i nostri compaesani sono morti, pregheremo anche per Don Lorenzo Murphy, un prete originario del mio paese che è morto proprio stamattina, fratello di Angelo, ricordati dei nostri fratelli Pietro, Maria Antonietta, Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Cristo nostro Signore. Amen. Io voglio ringraziare Enrico che ha rappresentato oggi la comunità di Policoro. Enrico mi fa pensare al padre, si chiamava Antonio, quindi ha fatto pregare anche per lui. E comunque è bello che ci sia questa comunione, diciamo, per me cristiano, tra i rotondellesi che sono a Policoro, che sono a Novasili e che sono qui a Rotondella. Adesso la benedizione dei bambini. C'è un bambino che si chiama Francesco, come il Papa e come il nostro Vescovo, che è stato miracolato veramente da Dio, perché ha subito un intervento molto difficile. Ma è stato miracolato anche dalla carità di tanta gente della nostra comunità. È stata un'espressione di amore che mi ha commosso veramente. E la signora e il marito vogliono ringraziarvi in questa circostanza. Poi i gemelli Giuliano, sono i figli di Giambattista. Se ne è scappato. Allora, che nascono dei bambini e che disturbino un poco, è meglio che il silenzio del cimitero. Che ci sia vita, che si facciano figli, è una cosa bella. È dono di Dio, ma anche volontà dei genitori. E preghiamo per quelli che non possono averli, che li vogliono e non li possono avere, mentre ci sono tanti che li hanno e li ammazzano. Questo è il paradosso di questo brutto nostro mondo, me una parte. E quindi preghiamo per quei genitori che vogliono averlo per loro. Venite qua, tanto. Preghiamo, Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che hai voluto essere bambino, tu che ami l'innocenza dei piccoli e li abbracciavi e benedicevi con tenerezza quando ti venivano presentati, accompagna questi bambini con la tua benedizione. Concedi per l'intercessione di Sant'Antonio che il male non corrompa il loro cuore, ma crescono in età, in sapienza e in grazia e possono sempre piacere a te che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E Dio. Vediamo se riusciamo. Siete venuti qui per onorarci per questa festa. Voglio rassicurare tutti che la nostra intenzione è lavorare per il bene comune e il popolo di Rotondella ci ha dato questo importante mandato, che sarà un bene comune di tutti i cittadini di Rotondella per la crescita sociale, economica e civile di questa comunità. Naturalmente per fare questo chiederemo anche alla Chiesa, al parroco, una collaborazione intensa nello svolgere alcune attività, soprattutto per le famiglie indigenti, per gli anziani e per quelle famiglie che hanno portatori di handicap. Naturalmente noi siamo a completa disposizione per favorire queste scelte all'interno della vita quotidiana. Affronteremo anche il problema della costruzione della chiesa a Rotondella 2
e non da ultimo il mio intendimento e da parte di tutta l'amministrazione comunale ampliare l'attuale cimitero comunale per consentire alla famiglia di Rotondella di avere delle cappelle gentilizie. E con questo io vi saluto tutti e vi auguro una buona serata. Grazie. Stampato questo libro sulle chiese di Rotondella. Chi vuole lo può ritirare e scoprirete delle cose belle che non conoscete. Quanto vale un'offerta libera? I libri sono di là. Capisce che chi è direttore di banca è... Anche più. Anche di più.
nessuno può resistere alla tua voce, sussultano i cuori dei tuoi figli, al tuo passare, o oh immenso Dio. Signore con cimbali, lodate il mio Dio.
Thank you.
Thank you.
Finish.